vis-à-vis, mi chiamo Vittoria Feutz e il mio ospite speciale è un'esperta giuridica in materia di blockchain, tech lawyer, ovvero avvocato delle tecnologie, ma anche la direttrice scientifica di una delle prime scuole della formazione manageriale dedicata esclusivamente sul tema di blockchain, di Blockchain Management School a Roma. Benvenuta, dottoressa grazie. Laura Capello. Molte grazie, sono molto felice di essere qui. Grazie per aver trovato il tempo per noi. Si parla molto della tecnologia blockchain e delle relative criptovalute. Potresti iniziare dandoci la tua definizione della blockchain e criptovalute e perché sono così importanti? Allora, prescindiamo da definizioni tecniche. A me piace molto definire la blockchain come la piattaforma digitale che consentirà di portare il mondo fisico nel mondo virtuale, quindi questa è la definizione che mi piace di più. Nella piattaforma, attraverso l'identificazione univoca digitale e naturalmente a partire dall'anno zero, tutto sarà traslato nella piattaforma blockchain. Quando dico tutto intendo persone fisiche, imprese, istituzioni, intendo anche asset, beni immobili. Quando tutto sarà traslato nella piattaforma, allora sarà possibile fare transazioni, come si suol dire, di valore, cioè transazioni certe, tracciate, storicizzate, quindi finalmente immutabili. E per quanto riguarda invece le cryptocurrencies, sono ovviamente le monete virtuali, cioè i mezzi di pagamento che ci consentiranno di fare queste transazioni e quindi di realizzare finalmente, diciamo, questa traslazione fisica in virtuale. Perché sono importanti? Beh, perché rivoluzioneranno completamente il nostro attuale sistema, il nostro modo di concepire la vita e le relazioni. Diciamo che finalmente avremo un sistema non più centralizzato, dove ci dobbiamo fidare di istituzioni centrali, dove dobbiamo fidarci di intermediari, ma possiamo finalmente avere un sistema, come si suol dire, peer-to-peer, amico-amico. E questo ovviamente cambierà completamente il nostro modo di vedere le cose e anche il nostro modo di fare le cose. Esatto. E secondo te è una tecnologia rivoluzionaria, come dicono alcuni? Non rivoluzionaria, molto rivoluzionaria. Non a caso la blockchain viene definita una tecnologia disruptive. Cambierà completamente tutto. Per far capire che cosa intendo, sia sufficiente pensare che, ecco, io non devo più fidarmi dell'altro, io mi devo fidare di un sistema open source e decentralizzato. Più rivoluzionario di questo. Torno dietro. Potresti dirci perché ti sei impegnata, così impegnata in questo ambito? Perché ho capito che è un qualche cosa che avrebbe cambiato il destino dell'umanità. Infatti non a caso io dico sempre in tutti i convegni o anche negli articoli che scrivo che la blockchain è la naturale evoluzione dell'umanità. Cioè aiuterà tutti i cittadini, aiuterà, diciamo, anche le imprese e conseguentemente il mondo intero a cambiare proprio un modo di impostare le cose, cambierà proprio, diciamo, il modo di concepire il sistema economico, il sistema finanziario e soprattutto metterà tutti nella condizione di fare le cose con semplicità. Faccio un esempio banale: oggi se io voglio fare una transazione immobiliare, di quanti intermediari ho bisogno? Di un notaio, di una banca, probabilmente di un'agenzia immobiliare, di tutto un meccanismo molto farraginoso, senza contare poi la molteplicità dei registri, conservatorie, eccetera. Nella blockchain che cosa succede? Nel momento in cui le persone sono identificate univocamente nell'anno zero, lo sono anche gli asset, cioè i beni, che cosa succede? Che finalmente diventa un meccanismo diretto, la transazione diventa certificata dal fatto che finalmente il dato, questa transazione, viene distribuita fra tutti i partecipanti della piattaforma blockchain in tempo reale, in contemporanea. Quindi questo ovviamente garantisce a quella transazione una certezza e un'immutabilità che dà appunto alle persone la fiducia nel sistema. Non hai paura che la tua professione come un avvocato sarà anche esclusa da questo processo a certo punto? Allora, se la intendiamo in senso tradizionale, certo, la professione dell'avvocato come la professione del notaio tenderà a scomparire.
anche perché diciamo, lo stesso processo naturalmente non ci sarà più come lo concepiamo oggi, molto sarà delegato non soltanto agli smart contract che danno già un'esecuzione automatica alle regole condivise dalle parti, ma ci saranno anche le decisioni prese dal software, dall'intelligenza artificiale. Quindi sicuramente sì, però se l'avvocato è disposto, diciamo così, a reinvestire sulla sua professionalità e anche sulla sua impostazione professionale, direi assolutamente no. E ti faccio anche un esempio. Io sto seguendo una piattaforma blockchain pubblica permissionless e open source che tra breve farà il lancio appunto di un airdrop, quindi farà una token distribution. Quindi è chiaro che questa piattaforma si è dovuta rivolgere ad un avvocato, nel caso di specie si è rivolta a me, la piattaforma Quadrants, lo possiamo dire tranquillamente, perché ovviamente io dovevo andare a verificare come disciplinare il processo di identificazione delle persone, e questo comporta un lavoro non soltanto completamente nuovo, perché la blockchain è una piattaforma software, quindi non ha giurisdizione, non ha territorio, non ha confini, e quindi questo implica una impostazione completamente diversa dei rapporti giuridici. Non hai più il confronto con un'unica giurisdizione o con un'unica legislazione nazionale. L'utente che si iscrive sulla piattaforma blockchain può provenire da tutte le parti del mondo. Quindi ecco, si pone un problema di uniformazione delle normative, che è l'obiettivo al quale tende l'Unione Europea, cioè uniformare le giurisdizioni, uniformare le normative in modo tale da arrivare prima ad un codice unico europeo e poi ad un codice mondiale che dovrà regolamentare tutte le interazioni umane. Quindi è stato un lavoro splendido. Allora, perché porta così tante controversie? Secondo te? Probabilmente perché diciamo c'è una divulgazione molto spesso non corretta. Cioè, ad esempio in Italia, e non credo soltanto in Italia, la parola blockchain è stata associata a quella di criptovalute. E siccome la criptovaluta è stata associata spesso a delle operazioni poco trasparenti, legate alle cosiddette organizzazioni criminali, bravissima, cioè, esatto, chiaramente si è creata nell'ambito dell'opinione pubblica una informazione un po' negativa, un po' scura su questo, diciamo, su questa nuova tematica, sulla nuova tecnologia. In realtà, se distinguiamo il meccanismo delle criptovalute dal meccanismo della piattaforma blockchain, impariamo a capire che la tecnologia non soltanto è una cosa assolutamente positiva, ma come ci dimostrano i paesi che l'hanno adottata, non soltanto per il meccanismo finanziario, ma addirittura nel meccanismo governativo della pubblica amministrazione, sta diventando addirittura la tecnologia che consente a questi paesi di uscire dalla povertà o comunque di uscire da un sistema critico. Partecipi agli aspetti normativi e legali della blockchain in Italia, che è diventata il primo paese europeo a regolamentare la tecnologia. Dici cosa significa questo? Allora, la blockchain di per sé stessa non va regolamentata. Perché? Ecco. Perché ovviamente è una piattaforma software che ha le sue regole, ha i suoi algoritmi, quindi non c'è bisogno di legiferare, di regolamentare la blockchain. Però nel momento in cui ovviamente noi comprendiamo che nella blockchain ci saremo tutti noi, quindi appunto ripeto, non solo le persone fisiche, le aziende, le istituzioni, è chiaro che nella piattaforma andranno regolamentate le interazioni sociali, è lì che interviene la legge. L'Italia sicuramente è stata molto all'avanguardia, magari è stata un po' più tardiva rispetto agli altri paesi, però decisamente all'avanguardia, perché col decreto semplificazione ha definito sia le tecnologie basate sul registro distribuito, sia anche gli smart contract, rimandando poi all'Agid di andare a indicare i parametri, i criteri che la piattaforma e gli smart contract devono avere per poter avere appunto la validità, il cosiddetto requisito legale. Questo, diciamo, è stato un passo molto importante per il nostro paese, però ripeto, secondo me quello che darebbe all'Italia quella marcia in più fa partire l'anno zero, cioè cominciare diciamo a spingere appunto le realtà fisiche ad entrare nella piattaforma. Implementarle alla scala. Diventare un nodo della piattaforma. Ecco, parliamo anche molto spesso del mondo smart. Come c'entra la tecnologia blockchain nelle smart cities? C'entra tantissimo, sì, è fondamentale.
Allora, diciamo che innanzitutto per Smart City intendiamo un po' tutte le diciamo, pianificazioni urbanistiche e tecnologiche che portano ad essere una realtà urbanistica, come appunto la città, ad essere smart, quindi una città tra virgolette intelligente. Come diventa intelligente una città? Nel momento in cui la tecnologia diventa una parte integrante del substrato cittadino, quindi va ad implementare il servizio al cittadino, quindi la piattaforma blockchain diventa sostanzialmente un sistema, ad esempio, di registro decentralizzato di dati, che ovviamente diminuisce la burocrazia a livello proprio amministrativo. Oppure ti faccio un altro esempio, anche per esempio il discorso energetico in blockchain è un passo attraverso l'arrivo alla Smart City. Perché? Perché ovviamente nel momento in cui noi ipotizziamo che l'energia rinnovabile attraverso ovviamente un sistema IoT sarà collegato alla piattaforma blockchain, che cosa succederà? Che oggi se io produco energia rinnovabile la reimmetto nel sistema e non ho mai chiari quali sono i miei consumi e la mia produzione. Invece la piattaforma blockchain, dove attraverso gli smart contract tutto è tracciato dalla produzione fino ovviamente alla distribuzione nella piattaforma, si andrebbe a creare un sistema trasparente di produzione energetica e soprattutto attraverso la tokenizzazione dell'energia io potrei essere consumatore e produttore allo stesso tempo, una sorta di prosumer, e potrei attraverso il token rivendere per esempio l'energia che produco in più, il cosiddetto surplus, o per comprare altra energia. Ti faccio un esempio: io la produco durante il giorno, di notte non la produco, la compro dal vicino che la compra di che la produce di notte, oppure potrei utilizzare il mio surplus per comprare altri servizi. Quindi la tokenizzazione diventa un sistema di scambio di beni e servizi. Non porta anche i rischi per i governi, perché sono loro che bloccano lo sviluppo della tecnologia blockchain, No, rischio. Diciamo che dobbiamo entrare nell'ottica di un nuovo modo di concepire anche il discorso governo, autorità governativa. Allora, prima di tutto, nel momento in cui noi capiamo che la piattaforma blockchain è un software e che quindi implicherà anche un venir meno delle giurisdizioni territoriali, che cosa succede? Io oggi ho una residenza, sono residente in Italia. La mia residenza territoriale implica che io ovviamente sono legata alla giurisdizione italiana e quindi anche a tutti i problemi della giurisdizione italiana. Nel momento in cui invece io entro in piattaforma blockchain, io sono degiurisdizionalizzata, ok? Quindi questo implica alleggerimento ovviamente delle relazioni, delle questioni burocratiche, e soprattutto diciamo che le decisioni cominceranno a essere prese direttamente dalla community blockchain, cioè nel momento in cui noi entreremo in questa piattaforma diventeremo una community, e siccome, ripeto, tutte le transazioni saranno ovviamente peer-to-peer dirette e quindi senza intermediari, succederà anche che la community diventerà una governance autoregolamentata.